A conferma che l'energia dissipata per effetto Joule corrisponde al lavoro negativo che fa la forza magnetica ad attrito viscoso, calcoliamo la potenza dissipata dal circuito e trasformata in calore e la confrontiamo con la potenza resistente esercitata dalla forza magnetica durante la sua azione frenante sulla barretta e facciamo vedere che sono uguali. La potenza dissipata dall'intero circuito si calcola con la formula della DDP per la corrente, dove la differenza di potenziale assume il valore della FEM applicata all'intero circuito, che vale meno BLV, che è un risultato sempre positivo come segno perché la velocità della barretta e il verso della corrente sono sempre discordi. Per esempio, se la barretta va a destra, V positiva, la corrente indotta gira in senso orario ed è negativa. Poi calcoliamo la potenza compiuta dalla forza magnetica, moltiplicando la forza per la velocità. Il risultato ha sempre segno negativo perché forza magnetica e velocità sono sempre discordi. Infatti abbiamo visto che la forza magnetica ha sempre verso opposto alla velocità. Il modulo, di questa potenza resistente, vale questo valore, sostituendo alla forza magnetica ILB. E quindi alla fine si ottiene lo stesso risultato della potenza dissipata per effetto Joule. Dunque le due potenze coincidono in modulo. Perciò l'effetto di freno magnetico d'attrito viscoso in pratica è lo stesso meccanismo fisico della dissipazione di energia per effetto Joule, meccanismo che causa la perdita di energia meccanica della barretta. Come ultima osservazione vediamo che la potenza esercitata dalla forza magnetica può sembrare assurdo che non venga zero, perché noi sappiamo che la forza magnetica non compie mai lavoro, ma infatti quello che noi abbiamo calcolato come potenza della forza magnetica in realtà è soltanto la potenza compiuta da una componente della forza magnetica, non tutta la forza magnetica, soltanto la sua componente perpendicolare alla barretta, e cioè questa componente della forza magnetica sommata su tutti i portatori di carica, tenendo conto solo della loro velocità di deriva Vd verso il basso.